Parti il Pro Tour, 9 del Continental Pro e 4 Continental. 160 corridori alla partenza. Fra i più attesi, col numero 1 abbiamo detto Rinaldo Nocentini con la maglia della AG2R, la Mondial, col numero 11 Davide Rebellin della Serramenti PVC di qui Giovanni Androni, poi ancora col numero 31 Damiano Cunego della Lampre, con la maglia Cofidis David Moncoutier, ben conosciuto a Lugano anche per aver già vinto una volta il Gran Premio di Lugano, in maglia BMC Racing Team il campione svizzero Markus Zbert, e con la maglia della neonata Fuji Servetto il team di Mauro Gianetti, Frederik Kisiakov. La gara del Velo Club Lugano si svolge sulla distanza di 178 km e prevede un circuito da ripetere per 5 volte. Ogni circuito è suddiviso in due anelli, uno nella parte sud di Lugano e l'altro nella parte nord di Lugano. Da segnalare le tre asperità: nella parte sud vi è l'asperità della Piodella, che porterà poi i corridori a transitare sul traguardo nella parte inversa, mentre nell'anello nord vi sarà la salita di Ponte di Valle e la salita al Gran Premio della Montagna situato ad Albonago. Subito sono tre i corridori che si portano in testa alla prima salita proprio da Ponte di Valle. Qui vediamo transitare per primo Linus Gerdemann, seguito dall'esponente della Cervelo Team Degnon, e in terza posizione la maglia Cofidis con Rémi Puriol. Il gruppo sta inseguendo a circa 34 secondi, sono le prime fasi di gara, per cui questo terzetto avrà probabilmente anche libertà di azione. Anche il gruppo transita da Ponte di Valle. Ora avremo una piccola fase di pianura, ecco il terzetto, si dirige verso la rotonda di Viganello, là dove inizierà la salita al Gran Premio della Montagna, ubicato ad Albonago. Passato il Gran Premio della Montagna è Degnon che conduce il terzetto, seguito da Rémi Puriol e Linus Gerdemann in ultima posizione, e il gruppo insegue a circa 44 secondi dal terzetto. Fra i tre in testa a far l'andatura vi è anche Linus Gerdemann in maglia Milram. Ricordo che Linus Gerdemann proprio nell'agosto del 2008 vinse a Lissone il Gran Premio Agostoni. Sempre il terzetto, Gerdemann, Puriol, Degnon a far l'andatura. Il vantaggio ora in prossimità della seconda tornata del Gran Premio della Montagna è di 1 minuto e 17 secondi. E in questo momento dal gruppo Radio Tour annuncia il ritiro, l'abbandono del Gran Premio di Lugano da parte del compagno di squadra di Rémi Puriol, quel David Moncoutier che nel 2003 vinse proprio a Lugano. David Moncoutier non ama le giornate uggiose e quindi ha preferito prendere la strada più breve per raggiungere le docce. Nel gruppo inseguitore presenti i due ticinesi, Nazareno Rossi con la maglia della Di Qui Giovanni e anche Patrick Calcagni in maglia Barlow World. La testa della gara con il terzetto al comando transita in questo momento al chilometro 76 in prossimità dei centri commerciali di Grancia. Il terzetto non ha più molta convinzione, in effetti da dietro stanno rinvenendo quattro corridori. I quattro sono i due BMC Racing Team, il campione svizzero Markus Zberg, Alexander Moos, il suo compagno di squadra, l'esponente della Carmio Oro A-Style, lo spagnolo Ventoso, e in maglia Quickstep Malacarne. Ricordo che Malacarne è stato nella categoria juniores anche il campione del mondo nel ciclocross.
Non regge il ritmo però lo spagnolo, lo sprinter José Francisco Ventoso, e anche il Grandpeur Alexander Mosi, il vallesano, perde contatto, quindi in testa alla gara rimangono 5 corridori. Gerdemann in ultima posizione, Degnan, Zberg, Puriol e Malacarne. Alexander Mosi tenta di rimanere agganciato, ma inevitabilmente il ritmo è troppo elevato per lui, quindi perde contatto. E Fora anche in questo momento annuncia la foratura. Linus Gerdemann, sfortuna per il tedesco di Münster, quindi in prossimità del quarto passaggio ad Albonago. Il campione svizzero Markus Zberg, Rémy Puriol, autore tra l'altro di una gara esemplare, e sempre Degnan in testa a fare l'andatura. Insegue il gruppo, distacco che si mantiene sotto i 60 secondi. Qui l'operatore del Wire Team, giornata non certo facile per chi deve seguire, deve lavorare in queste condizioni con l'umido, il bagnato, tra l'altro anche le strade si sono rivelate abbastanza scivolose. Parecchi sono state le cadute durante questa fase iniziale del Gran Premio della Montagna. Al chilometro 153, in località Carabietta, il terzetto viene raggiunto da René Mandry in maglia AG2R e da Pavel Brut in maglia Katiuscia. Ricordo che Pavel Brut è stato l'ultimo vincitore del Gran Premio di Chiasso. Si forma così un quintetto in testa alla gara quando mancheranno circa 25 km al traguardo. Continua a piovere sul Gran Premio di Lugano. Ecco il segnale del 25 km al traguardo. A questo punto, tra l'altro, stop alle forniture e al rifornimento dall'ammiraglia. 5 corridori in testa alla 63esima edizione del Gran Premio di Lugano, discesa su Sorengo. E attenzione, c'è una caduta, è il francese René Mandry che cade, si rialza, nessuna conseguenza, può riprendere sicuramente la gara, cercherà poi anche di rientrare sulla testa della gara. Altro drittone, questo è Pavel Brut in maglia Milram, blocca la ruota evidentemente e scivola, incolumi gli altri tre però, si può rivedere, infatti blocca la ruota posteriore e non controlla più la bicicletta, nessuna conseguenza, una caduta tra l'altro controllata, però questo rende attento lo spettatore anche sul fatto della possibilità di scivolare quando le strade sono umide. E quindi i due rientrati sono stati eliminati da cadute, e rimane il terzetto che già prima animava la testa della gara con il campione svizzero Zberg. In questo momento vediamo anche che il francese rientra, quindi di nuovo René Mandry, che ha potuto rientrare sul terzetto in fuga. Fra l'altro, Markus Berg nel 1992, quando era juniores, proprio su queste strade vinse il Gran Premio di Lugano. 23 secondi, ricordo del gruppo, 23 secondi. Sempre un attivissimo Rémy Puriol a fare l'andatura, una giornata all'attacco per il francese, il marsigliese. Compirà 20.